Non lasciatevi rubare la speranza. La speranza che è in noi, Signore Gesù. Noi sappiamo che tu solo sei la sorgente della nostra speranza. Sappiamo che in ogni uomo e in ogni donna ci sono semi di speranza perché li hai posti tu. Ma dobbiamo saperli scoprire e far germinare e dar ragione della speranza che è in noi, impegnandoci a conoscerti sempre meglio per poter illuminare la vita di tutti. Aiutaci, Signore, a credere in te, presente nella nostra vita, a dare nuovo vigore alla nostra speranza, per concorrere con gioia e dinamismo a costruire una città affidabile, dove edificare ogni giorno con l'impegno di tutti, credenti e non credenti, comunità più solidali e fraterne, dove spezzare il pane delle nostre mense, delle nostre inquietudini e sofferenze, delle gioie e delle attese, dove annunciare te, nostra unica speranza. In tempi non semplici, donaci, Signore, di testimoniare la fiducia e la speranza tra i nostri bambini e ragazzi. Donaci il coraggio di superare le paure, l'equilibrio per poter rassicurare, la prudenza per poter lavorare in sicurezza. Concedici la grazia, Signore, di poter tornare presto alla completa normalità. Concedi al mondo, Signore, di poter sconfiggere il coronavirus. Concedici il dono di poter infondere la gioia e la speranza nell'educare. Amen. Diamo ora la parola a Suor Marilisa Miotti, Presidente Nazionale CIOF Scuola, e a Virginia Carmes, Presidente Nazionale CIOF. Buon pomeriggio e bentrovati per riprendere i nostri appuntamenti tematici offerti dalla FIDAE. Siamo in tanti oggi perché il tema è senz'altro molto interessante, ci coinvolge tutti. Ma dire FIDAE vuol dire insieme, vuol dire rete educativa, vuol dire mettere a disposizione tutto quello che è la nostra tradizione, la nostra storia pedagogica anche a beneficio di tutti. Io sono qui come rappresentante di una di queste associazioni che fanno parte della FIDAE, il CIOFS Scuola, Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, settore scuola, per dare a nome di tutti il saluto ed esprimere l'augurio che il nostro pensare, il fare cultura, evangelizzare, innovare, sia sempre più un'azione d'insieme. Se non siamo insieme, la strada è molto corta. Stiamo per riprendere il nostro lavoro di tessitura educativa con i nostri alunni, lavoro in cui si incrociano paure e attese, passato e presente, istruzione ed evangelizzazione, cultura e fede. Possiamo dire che è un cantiere aperto, un cantiere dove il maestro vero è quello che si scrive con la M maiuscola, ma non sono meno importanti gli altri maestri. Sì, gli educatori, i docenti, sono quei maestri che sono i registi dell'azione educativa, quali svolgono un'opera eccellente, sono quelli che danno le pennellate di colore, che danno il là alla coralità del loro essere docenti in una classe, in un collegio docenti, in un consiglio di classe. Questo mi sembra un'opera estremamente importante e interessante, che fa sì che si accolgano i nostri alunni, i quali forse fra paure, ma anche con tanti desideri, aspettano che le scuole riaprano le porte. Soprattutto perché hanno bisogno di trovare un clima che dissipi la loro solitudine, magari anche le frustrazioni, le fatiche dell'isolamento. Troveranno di sicuro dei maestri capaci di accoglierli, di fare spazio e di incoraggiarli. Ecco, ho parlato di rete, ho parlato di coralità,
ho parlato di insieme. Questo è lo sfondo entro cui noi siamo e ci muoviamo. Per far che cosa? Per seminare speranza, per dare un volto nuovo, più fresco e dinamico alle nostre scuole. Ecco, il mio saluto e il mio augurio si conclude proprio qui. Che questo incontro molto atteso dia ali agili e robuste al nostro pensiero e al nostro spirito, dia un coraggio forte in modo tale che anche chi si sente debole si trovi in buona compagnia. Buon pomeriggio e buon incontro. Grazie, Suor Marilisa. Io ringrazio innanzitutto e soprattutto il CHOPS Scuola per questa opportunità di condivisione in una proposta formativa. Penso che il futuro delle nostre realtà dovrebbe andare in questa direzione, perché il bene comune ci sta a cuore e crescere insieme, alimentarci insieme delle stesse risorse, delle stesse opportunità, amplificano le opportunità. Poi ogni realtà sicuramente andrà a coniugarlo, a declinarlo in modo personalizzato. Però partire da elementi comuni sicuramente ci fa crescere insieme. Colgo l'occasione, che come FIDA e anche a nome di tutto il Consiglio nazionale, di ringraziare questa effettiva e proficua collaborazione con tante realtà, ma in modo molto attento e puntuale sicuramente con tutto il mondo salesiano e in modo particolare con il CHOPS Scuola. Grazie, le opportunità portato avanti in quest'anno molto particolare. Pertanto, Marilisa, come presidente, ti ringrazio per questa opportunità di collaborazione, perché è questo il futuro delle nostre scuole: mettere insieme le risorse e puntare a qualcosa di più grande e di più bello. Grazie. Grazie a te. Saluto tutti i partecipanti, abbiamo raggiunto quasi le 600 iscrizioni, docenti e coordinatori di scuole paritarie, ma anche la presenza di alcuni docenti di scuola statale. Questo ci fa sempre molto piacere, perché dove ci sono i ragazzi la fede è dove c'è un docente ci sono i ragazzi. Pertanto è un momento molto importante quello di oggi e speriamo che ce ne siano tanti altri. Io porto il saluto anche a nome di tutto il Consiglio nazionale, che proprio pochi giorni fa si è riunito a Palermo per celebrare un centenario, il centenario dell'Istituto Gonzaga, ma nell'Istituto Gonzaga ha fatto memoria di tutte le nostre realtà disseminate sul territorio italiano. Una presenza che è fatta di fedeltà ad una passione educativa. E in questo, ecco, invito tutti i partecipanti, ecco, a sostenerci gli altri e a non mancare in questa nostra missione educativa. E sono patrimoni le nostre realtà, che hanno bisogno di essere sostenute, visitate e avere la possibilità di guardare avanti. Dicevamo radicati nel passato, ma protesi verso il futuro. E questo guardare al futuro, come dicevamo poc'anzi, sicuramente va guardato in rete, va guardato in bene, perché sostenendoci con gli altri possiamo davvero essere più significativi e più forti. Riporto alcune parole del messaggio che il Consiglio nazionale della FIDA ha lanciato a Palermo. E innanzitutto ha sottolineato questo, leggo alcune frasi. La FIDA a Palermo ha accolto nuovamente la sua vocazione profetica, fiduciosa nella provvidenza, guardando con gratitudine al concreto sostegno che la CEI in questo periodo di lockdown, ma anche in altre occasioni, ha sempre mostrato alla scuola cattolica. La FIDE poi ha confermato ancora la propria volontà di continuare a mantenersi nella Chiesa e nella società in modo propositivo e visibile.
possibile. E in questi giorni abbiamo pubblicato due sussidi che mi piace anche, avremo occasione poi di approfondirli, perché il percorso formativo di quest'anno verterà proprio su questo, ma abbiamo un volume importante che racchiude la prassi UDI FIDE per la didattica integrata, la didattica a distanza, la didattica mista. E questo lavoro è una prova tangibile che il patrimonio progettuale della scuola cattolica può essere a servizio di tutto il sistema scolastico nazionale e internazionale. Perché questa prassi, dove c'è anche un'appendice importante di linee guida, non è solo per la scuola cattolica, non è solo per la scuola paritaria, ma è per la scuola tutta, e aggiungo, non è solo per l'Italia, ma può essere anche in altre parti del mondo. Pertanto mi sembra che sia stato un servizio importante. Abbiamo presentato anche l'edizione aggiornata di questo volume che già molti di voi hanno avuto tra le mani, didattica a distanza, cosa è stato fatto nelle scuole paritarie FIDE. Avevamo pubblicato una prima edizione in maggio, adesso l'abbiamo aggiornato e posso dirvi che il lavoro svolto da tanti di voi, da tanti docenti, è stato molto apprezzato, perché è stata una delle prime pubblicazioni che ha riletto che cosa è avvenuto da marzo in poi nelle scuole italiane, e anche con degli apporti significativi di riflessione. Abbiamo fatto anche dei questionari, abbiamo interpellato docenti, dirigenti, studenti, pertanto anche questo è un documento importante tra le nostre mani. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare scuola. E continueranno per il prossimo anno scolastico opportunità di riflessioni e di approfondimento per accompagnare le scuole, proprio a partire dalle linee di cui parlavo prima. Aggiungo anche un'altra cosa che sicuramente può essere a beneficio di tutti. Abbiamo creato una commissione, fine luglio, proprio per individuare, a partire dagli itinerari di educazione civica, abbiamo costruito una funzione che è verticale, che potesse individuare quegli aspetti irrinunciabili della scuola cattolica nell'insegnamento verticalizzato dell'educazione civica, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Non vogliamo dire quelli che sono i le porte del ministero di Stato, ma vogliamo sottolineare questi aspetti che la scuola cattolica non può fare a meno. Dunque, è molto materiale alla nostra proposta, perché sia anche di grande qualità educativa e possa sicuramente farci raggiungere quegli obiettivi che sono specifici. Veniamo a noi. Oggi abbiamo detto dell'iniziare questo nuovo anno scolastico, abbiamo dato la centralità al docente, il docente della scuola cattolica, portatore di speranza. Perché prima noi possiamo dare tanti docenti, possiamo fare tanti incontri, ma chi fa la scuola, e aggiungo in questo caso chi fa la scuola cattolica, sono i docenti quando incontrano quei ragazzi, quei genitori, quei colleghi, quando fanno scuola. Pertanto il docente della nostra scuola, e adesso Don Sergio sicuramente ci infiammerà su questo, e sono persone che devono saper portare speranza, anche partendo dal fatto che ogni ragazzo, ogni ragazza, ogni bambino, ogni bambina, per la sua unicità e per la sua specificità, ha bisogno che sia aiutato a mettere fuori tutto il meglio, tutto il bello, tutto il buono che ha. Ecco, e questo incontro, come già avete ormai capito e visto, è stato organizzato dalla FIDE e dal CHOFS. Ecco, io pubblicamente lancio ancora una volta un invito alla Presidente nazionale del CHOFS a continuare insieme a Cittadino. Chiaramente vede dei momenti specifici per ogni realtà, ovviamente, di declinazione, ma in questi temi grossi, in questi temi importanti, portando avanti insieme sicuramente vuol dire
novità, attenzione, e io, come chi mi conosce lo sa, ho spesso questo, e se fossero presenti oggi i fondatori delle nostre scuole, che cosa farebbero? Io non ho dubbi, lavorerebbero in rete, pertanto dobbiamo oggi saper cogliere questa sfida. Adesso l'aspetto fondamentale lo mettiamo in mano di Sergio Massironi, che ringrazio, ecco, invito a venire. Buonasera, buon pomeriggio, che ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità, per la sua competenza, già abbiamo avuto modo di ascoltarlo altre volte. Don Sergio è rettore del Collegio Villoresi di San Giuseppe di Monza, pertanto è uno di noi, è una persona di scuola, perché quando sei nel vivo delle attività porti un messaggio diverso. Quando è soltanto un discorso a tavolino si sente che è un po' lontano. Pertanto grazie Don Sergio soprattutto per l'esperienza e per la ricchezza che ci potrai portare. Don Sergio da sempre possiamo dire è stato nel mondo della scuola, è stato insegnante di liceo, responsabile di oratori e collabora al servizio della pastorale sociale per il lavoro della diocesi di Milano. Scrive per l'Osservatore Romano, Su Avvenire, cura del blog A Misura d'Uomo, insomma tante cose che qui non elenco tutte. Però ecco, sicuramente per me l'aspetto essenziale, fondamentale, che Don Sergio è uno di noi e con la sua sapienza ci fa vibrare sicuramente le corde del cuore. Grazie Don Sergio per la tua disponibilità, per la tua presenza, e a te la parola. E buon pomeriggio a tutti i partecipanti. Grazie Virginia di questa introduzione e un saluto cordialissimo a tutti i colleghi. Porto tutte le cose con cui Virginia mi ha presentato ed elogiato anche la stanchezza di questo periodo, di questo tempo, quindi vengo a incontrarvi così come sono a scuola, ho chiuso a chiave la porta dello studio perché in questi giorni gli studi dei presidi e dei rettori potete immaginare che sono un continuo entrare e uscire con problemi, con incombenze, con richieste e quindi la pressione credo su ciascuno di noi è molto alta, penso a ogni insegnante ma soprattutto in questo momento e a questo proposito a tutti coloro che hanno un ruolo di coordinamento dirigenziale all'interno delle nostre scuole. Qui la scuola è già ricominciata, abbiamo un liceo che è partito il 2 di settembre. Credo che suoni un po' particolare, forse proprio come una provocazione il titolo che ci vede insieme questo pomeriggio, nel senso che dentro la drammaticità e la fatica di quello che stiamo attraversando e che stiamo preparando, è vero, la riapertura della scuola costituisce quest'anno un particolare segno di speranza, ma allo stesso tempo sembra quasi un paradosso poterci immaginare e chiedere addirittura di essere portatori di speranza, nel senso che ciò che abbiamo di fronte genera molta incertezza e accompagnato da una grande precarietà. Sembrano essere più le cose che mancano di quelle di cui possiamo essere certi, e tutto questo si somma, immagino anche per voi, a una situazione di fatica, di impegno a volte molto gravoso a rinnovare, a ristrutturare, a razionalizzare l'organizzazione di ambienti educativi che sono affaticati spesso dalle possibilità che hanno a disposizione. Eppure credo che
basti ritrovarsi in questi giorni per avvertire il desiderio di ricominciare, per avvertire il gusto di essere nuovamente insieme, e è come se si muovesse qualche cosa nel nostro cuore, al di là di tutte le difficoltà, al di là di tutte le incombenze, che ci faccia dire, che ci fa dire, più che mai sentiamo la bellezza, la vocazione a essere educatori. Credo che sia una situazione abbastanza intensa quella che stiamo attraversando. Siamo come tirati tutti da un duplice sentimento, quello della preoccupazione, quello dell'incertezza, e dall'altra parte come un fuoco che dentro di noi arde per certi versi più intenso, perché ciò che ci è mancato, ciò che sentiamo di dovere ai nostri ragazzi, ciò che immaginiamo e avvertiamo e abbiamo riscontro le nostre famiglie cerchino, è ciò che fa realmente la nostra scelta professionale e la nostra missione. Ecco, questo credo che sia un contesto molto particolare che sta facendo parlare di scuola più che in altri anni, in modi certamente non completi, però credo che l'attenzione sulla missione, sul lavoro, sulla necessità della scuola, pur tra tante mancanze, non sia mai stata così intensa, e tutto questo credo che ci inviti e ci aiuti a ritrovare la forza, l'energia del nostro compito. La seconda premessa, a partire da questo momento di inizio anno così particolare, credo ci possa spingere a entrare nel cuore dei nostri alunni, dei nostri ragazzi, in modi diversi dai più piccoli, i bambini del nido e della scuola dell'infanzia, ai più grandi, per chi nelle nostre scuole ha anche le superiori, ha vissuto dei mesi che hanno avuto delle caratteristiche drammatiche. Certamente nel nord Italia, nei territori più colpiti dalla pandemia, questo ha avuto delle ripercussioni particolari, ma potremmo dire che la stranezza e il carattere imprevedibile di ciò che ha investito, di ciò di cui si parlava continuamente, nel suo avere anche a che fare con il pericolo, con la paura, con la morte, e probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con le ricadute di tutto questo sul piano economico, oltre a tutto ciò che di affettivo è stato mosso, ritrovandosi in casa, tra le quattro mura di casa, con tutto il bello e il difficile che c'è ciascuno nella sua casa. Bene, questo patrimonio, questo mare di emozioni agita il cuore dei bambini e dei ragazzi che stiamo reincontrando o stiamo per reincontrare. Questo caratterizza molto il nostro compito educativo, e sento che è necessario essere particolarmente preparati all'impatto con bambini e con ragazzi che ritroviamo, riceviamo, in molti casi conosciamo per la prima volta, e che più o meno esplicitamente non possono non portare dentro di sé qualche cosa che ha interrogato, scosso, messo in crisi tutto il mondo adulto e la società nel suo insieme, nelle certezze, nella fiducia che aveva. Vivo ancora in parrocchia e quindi una vita di quartiere, oltre alla vita scolastica, e devo dire che in particolare a livello di preadolescenza e di adolescenza quest'estate ha generato molti interrogativi che dovremo riprendere a settembre.
il fatto che i luoghi istituzionali come gli oratori, che molte delle proposte estive strutturate fossero sospese dopo mesi di sospensione anche della scuola, ho avuto modo di vedere, ha portato molti ragazze e molti ragazzi a vivere la strada come unico grande luogo di aggregazione, con tutte le dinamiche anche di trasformazione che la strada porta nelle dinamiche di gruppo. I ragazzi più piccoli avranno passato certamente più tempo in famiglia, e questo si tratterà di capire che cosa ha comportato in loro, ma l'insieme di questi dati, di questo osservare e provare a immaginare come ritroveremo i nostri ragazzi questo pomeriggio, credo che sia di particolare stimolo a essere concreti nell'ascolto di quella che tra docenti di scuola cattolica io chiamerei davvero un'esperienza della parola di Dio. Quello che questo pomeriggio vorrei condividere con voi, anche se non apriremo la Bibbia materialmente a leggere un lungo testo o a esercitarci come faremmo probabilmente in un momento di ritiro spirituale, vorrei che avesse i tratti proprio di coloro che si raccolgono e che si sentono insieme, anche se a distanza, con la domanda: Signore, che cosa ci stai dicendo? Che cosa questo contesto in cui siamo impegnati, che cosa il lavoro che abbiamo in conto di fare e a cui stiamo dando tanta energia, che cosa le preoccupazioni che a volte ci fanno scoppiare la testa, che cosa i rapporti di lavoro più o meno sereni che stiamo ritrovando ci dice a proposito della tua volontà, a proposito del tuo regno, di quello che tu in questo mondo vuoi fare, del modo in cui vuoi entrare a fare nuove tutte le cose. Io credo che questo sia un atteggiamento spirituale raffinato, che ci aiuti a non procedere semplicemente attraverso degli slogan, ma con il desiderio di capire passo dopo passo, e quindi di interpretare, di decifrare il nostro compito e di farlo insieme, perché l'arte del discernimento, dell'intravedere dove Dio va, che cosa suggerisce, che cosa vuole, è un'arte, potremmo dire, che ha sempre bisogno di una sinfonia di punti di vista, di voci, e la Bibbia è costruita così. È Biblia perché è una biblioteca, è un insieme di voci, di esperienze, di libri, di drammi, che solo nell'insieme e solo frequentati e solo continuamente reinterpretati ci fanno intravedere la direzione che il Signore suggerisce a noi attraverso tante parole, immagini, testi per questo momento. Ecco, credo che da questo punto di vista il lavoro spirituale che ci è richiesto, che tentiamo questo pomeriggio, ma che in qualche modo suggerirei come lo stile attraverso il quale condurre la propria esperienza di insegnamento e il proprio appartenere a una comunità educante, credo che questo stile sia davvero uno stile di necessaria apertura a un mistero più grande di noi. L'insegnante è portatore di speranza se lascia intravedere questo respiro, per cui sente di essere in una realtà in cui Dio è un apripista, in cui Dio accompagna, in cui Dio non getta in maniera violenta, rimanendone fuori, ma al cui servizio noi ci mettiamo. In questo senso vorrei muovermi attraverso due passi nella riflessione che vi propongo, raccogliendo i due termini chiave che ci sono nel titolo che mi è stato proposto. Il primo termine è docente, maestro, e il secondo termine è speranza. Messi insieme potrebbero suggerire
anche un atteggiamento, potremmo dire, molto condivisibile, molto diffuso, credo assolutamente auspicabile, e cioè che l'insegnante sia un portatore di positività. Questo credo che sia quasi un imperativo del nostro tempo, dovunque, anche semplicemente per assecondare le regole del marketing, si suggerisce, si cerca, si parla, si ostenta positività. Perché le persone tristi non piacciono a nessuno, perché i problemi sono tanti, ognuno ha i suoi. Se incontriamo qualcuno che ci carica semplicemente dei suoi problemi, o che sprigiona negatività, o che ci investe di tutto quello che nel suo cuore e a suo giudizio nel mondo non va, noi ne usciamo in qualche modo stremati, resistiamo qualche volta, ma non di più, e certamente non ci auguriamo che i nostri ragazzi, i nostri figli, entrando in un ambiente educativo, incontrino delle persone negative, persone che vedono il futuro nero, persone che rappresentino con il loro modo di porsi un mondo minaccioso. Quindi positivi, ottimisti. Bene, io credo che possiamo fare un passo più in profondità di tutto questo. Noi vorremmo essere positivi, desideriamo essere ottimisti, ma soprattutto credo che come cattolici, e quindi prima ancora come cristiani, sentiamo l'esigenza, sentiamo il dovere, sentiamo la spinta a far sì che questa positività, che questo ottimismo, che questa cordialità, che questa serenità non sia un atteggiamento superficiale, che non sia semplicemente un modo di porsi che riteniamo fondamentale perché commercialmente funziona, che non sia quindi una forma ipocrita di serenità e di speranza quella che offriamo, ma che nasca realmente dal cuore. Nessuno come gli adolescenti, nessuno come i bambini, nessuno come i più piccoli ha la capacità di avvertire quello che a pelle anche da adulti continuiamo ad avvertire, cioè la differenza tra verità e finzione. Un ambiente educativo esige l'autenticità. E quindi credo che noi abbiamo un estremo bisogno questo pomeriggio di chiederci e di chiederci insieme come far sì che, al di là di tutto l'impegno a mostrarci cordiali, sereni, positivi nei confronti dei nostri ragazzi, dentro di noi ciò che stiamo per riprendere, ma la vita nel suo insieme, questo momento storico nel suo insieme, non sia opprimente, non sia qualcosa che ci schiaccia, che quindi non ci tocchi quello sforzo che in certi momenti davvero diventa sovrumano di mostrare quello che non siamo. Perché è faticoso, perché è devastante, ma allo stesso tempo perché non è credibile, non tiene, non riesce a essere efficace nemmeno dal punto di vista educativo. Quindi la grande sfida in questo momento, e a partire dal titolo che ci è stato proposto, credo che sia radicale. Come far sì che la positività che tutti cercano nei nostri ambienti sia autentica, cioè nasca dalla verità, nasca da un'esperienza del mondo che ci rende non ottimisti per una questione di carattere, ma portatori di speranza, appunto. In questo senso mi soffermerei anzitutto sulla prima parola, che è la parola docente, la parola maestro. Certamente quando si parla e si tratta di noi sarebbe molto più, come dire, interessante immaginarla al plurale. D'altra parte il maestro ci ha suggerito di non farci chiamare da nessuno maestri, di non farci chiamare da nessuno padre, perché uno solo è il maestro. E quindi il nostro essere insegnanti, credo che a partire da questa provocazione e dalla unicità del maestro, dall'unicità di Gesù, sia spronata a esserne riflesso, ma a essere in qualche modo in modo concorde, in modo unanime, in modo corale, maestri, docenti. Già nell'introduzione è stato sottolineato molto, sia a livello di collaborazione tra istituzioni, la rete,
sia all'interno di ciascuna delle nostre scuole il carattere decisivo del lavorare insieme, non solo o non principalmente perché è piacevole, a volte è molto faticoso, ma perché la speranza si alimenta così, la si conferma così. Non è qualche cosa che individualmente si autoproduce in noi e possa durare quasi nonostante gli altri, ma si riceve, sorge dagli incontri e può essere alimentata solo nella condivisione di ciò che ha generato la speranza. E in questo senso l'unico vero maestro, così come ce lo presentano i Vangeli, non può essere, credo, dimenticato nel nostro diventare docenti. Credo che un esercizio tutt'altro che scontato all'interno delle nostre scuole, all'interno del nostro lavoro quotidiano, sia quel collegamento tra le scene evangeliche nelle quali provare il più spesso possibile a immedesimarci. In fondo la domenica ci dà continuamente questa possibilità nel suo essere sosta attorno alla parola e all'Eucarestia, di immergerci in una scena in cui il maestro si presenta, agisce in tutta la sua forza, in tutta la sua specificità, in tutta la sua delicatezza. L'umanità di Gesù, il carattere prorompente, paradossale, a volte consolante ma a volte estremamente provocatorio delle sue parole, la sua capacità di narrare, di parlare attraverso parabole, di partire dai fatti della vita, dalle osservazioni dei piccoli, dei semplici, per mettere in crisi i luoghi comuni, per mettere in crisi i grandi, il tenere insieme la parola e quindi l'insegnamento alle guarigioni, e cioè ai gesti, alle azioni, alle decisioni rispetto a quando andare e a quando rimanere nello stesso villaggio, a quando fermarsi e a quando ripartire. Ecco, tutto questo vissuto che, se soffermiamo la nostra attenzione di volta in volta sulle pagine dei Vangeli, emerge osservando la persona di Gesù. Io credo che non ci dia anzitutto un manuale di comportamenti, delle regole di comportamento, ma sicuramente sprigiona dalla persona di Gesù un'autorevolezza, un'autorità, dicono i Vangeli, addirittura una potenza, un fascino che in ogni grande ora di lezione, nell'incontro con ogni vero educatore, in qualche modo si riproduce. Da questo punto di vista credo che sia fondamentale per noi coltivare personalmente, insieme, attraverso le grandi e le piccole azioni liturgiche della Chiesa, attraverso la preghiera personale, attraverso la lettura libera e desiderata delle pagine evangeliche, senza stancarci mai e strappando alla nostra quotidianità il tempo per la lezione divina, per un dialogo con quelle pagine, un'immersione in quelle pagine, credo che quasi senza che ce ne accorgiamo sia un esercizio che è capace di modificare i tratti della nostra personalità, perché somigli sempre di più alla personalità del Signore. Ci si accorge che non ha senso dire ma lui era Dio, perché esattamente l'esperienza dello Spirito è quella di essere trasformati a sua immagine. È qualcosa di estremamente concreto, perché significa che un bambino, un ragazzo, una ragazza, un adolescente avvertirà da persone che assumono progressivamente i tratti di colui che amano, ne verrà davvero una dimensione di affidabilità, di fiducia, di sorpresa, simile, senza pretesa di alcuna sostituzione,
a ciò che i Vangeli raccontano pagina dopo pagina. Gli Atti degli Apostoli sono esattamente il racconto di come gli Apostoli stessi si rendono conto che lo Spirito sta generando in loro i tratti della biografia di Gesù, che gli effetti della loro presenza, del loro passaggio, non sono più gli stessi di prima, perché colui che hanno incontrato agisce in loro e attraverso di loro. E noi dovremmo poter immaginare, come insegnanti, esattamente di poter scrivere nuove pagine degli Atti degli Apostoli. È un apostolato, appunto, è una missione lavorare all'interno della scuola cattolica, che immaginerei anzitutto così. Per noi la parola insegnante, la parola maestro, la parola docente, credo che sia una freccia che indica direttamente alla persona di Gesù, alla sua energia, al suo fascino, alla sua bellezza, alla sua durezza a volte, che è sempre segnata da una capacità di amore, dall'intenzione di accogliere e accogliendo di trasformare ciò che ha di fronte. Tutto questo evidentemente è alla radice dell'altra parola, quella che chiamiamo speranza. Io per incontrarvi e per parlare di speranza ho provato in questi giorni a soffermarmi su quei luoghi del Nuovo Testamento in cui questa parola è usata, e ne ho scelti alcuni. Non sono in realtà moltissime le occorrenze di questa parola speranza. Mi soffermo semplicemente su due libri, su due testi, per dare alcune sottolineature su come credo possiamo realmente immaginarci, nelle circostanze in cui siamo immersi, portatori di speranza. Il primo libro l'ho appena nominato perché è il libro degli Atti degli Apostoli, e negli Atti degli Apostoli la parola speranza, adesso non sto a riprenderla in ogni singola ricorrenza, ma appare principalmente sulle labbra di Paolo quasi sempre avendo a che fare con la resurrezione dai morti. Questo credo che non sia un aspetto di poco conto in un anno in cui la morte ci ha circondati, in cui abbiamo visto, e i nostri ragazzi, quelli che tra poco reincontreremo, hanno avuto notizie di morti, abbiamo avuto bollettini quotidiani di morti, abbiamo sentito il pericolo della morte addosso. La speranza negli Atti degli Apostoli ha a che fare con la speranza nella resurrezione dei morti, cioè noi non siamo chiusi in tutto ciò che incombe su di noi a proposito di tragicità del nostro destino, a proposito di pericolo, a proposito di contagio. San Paolo, in capitolo 23 degli Atti degli Apostoli, versetto 6, si presenta così davanti al Sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, e sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti. Al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, ancora, Paolo dice: sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri. Ecco, credo che questo uso della parola speranza ci aiuti a cogliere che quello che l'incontro con la persona di Gesù, il fascino che esercita su di noi, ha come immediata conseguenza è la possibilità di non essere chiusi nell'orizzonte di questa vita, e nell'orizzonte anche dei fatti tragici che caratterizzano questa vita, ma avere in noi la percezione che uno che ha attraversato la morte e che aspetta tutti coloro che si confrontano con questo dramma c'è, esiste e agisce in mezzo a noi. Chiaramente questa è un'esperienza intima che in qualche modo circostanze come queste ci invitano a coltivare anche attraverso grandi crisi, dubbi, lutti che dobbiamo attraversare. Ma l'orizzonte della speranza del Nuovo Testamento noi non possiamo in qualche modo dimenticare
che di più rispetto all'ottimismo o alla positività ha a che fare con la serietà di questa certezza, che colui che è stato ucciso, che colui che il mondo ha liquidato, che colui che è stato scartato a motivo della sua positività, della sua bontà, della sua umanità, a motivo della potenza di Dio che incarnava e che rappresentava, ha vinto tutto ciò che lo ha scartato e lo ha schiacciato, e lo ha vinto in un modo umanissimo, non al modo dei vincitori che umiliano i vinti, ma in un modo capace di fare diventare anche il fallimento di chi lo ha ucciso, di chi lo ha tradito, motivo di ripartenza. Mi soffermo su questo perché il mistero pasquale ha fortemente a che fare con la speranza e ci aiuta a concepirla anche nell'ambito della scuola in termini estremamente concreti, almeno a tre livelli. Ecco, sono quelli che vorrei citare, passando poi al secondo libro che nomina in un modo molto interessante, potente, la parola speranza, la lettera ai Romani di San Paolo. I tre livelli concreti in cui mi sembra il Nuovo Testamento ci sospinga a vivere la speranza, a essere portatori di speranza, hanno a che fare anzitutto, come dicevo, con la possibilità che la morte sia superata, non sia tutto, sia attraversata. Ha a che fare con la bontà di avere scelto l'amore rispetto a qualcos'altro, e hanno a che fare con il tema della pazienza, del sapere attraversare la fatica e la prova. Nella lettera ai Romani tutto questo è molto concreto e credo che ci sia di grande aiuto per entrare da educatori sereni e sereni nel profondo nelle sfide che abbiamo di fronte. Sperando contro ogni speranza, dice San Paolo a proposito di Abramo al capitolo 4 della lettera ai Romani, spe contra spem, è una espressione che ha colpito molto nella sua forza, speranza contro ogni speranza, saldo nella speranza contro ogni speranza, contro così è presentato Abramo quasi come una prefigurazione di Gesù stesso, la fecondità di Abramo, sperando contro ogni speranza. Come entrare in questo anno, come abitare questo momento storico, come guardare in faccia i nostri ragazzi, come sostenere le tensioni delle famiglie che li hanno generati e che ce li presentano, se non sperando contro ogni speranza. Ecco, questo atteggiamento che dice quanto sia sorprendente che qualcuno speri ancora in circostanze così, secondo Paolo, che ce lo presenta in Abramo, è l'atteggiamento tipico della fede, cioè la fede è una fiducia che rende capaci di una serenità paradossale che genera interrogativi. Come fai contro ogni speranza, contro l'evidenza, contro ciò di cui non puoi dare garanzia, a mantenere questa fiducia, questa serenità, ad avere la passione educativa che hai, a continuare a lavorare così, ad avere questa attenzione ai dettagli, ai particolari, a non scoraggiarti di fronte ai fallimenti. Un'altra frase di San Paolo nella lettera ai Romani in questo senso ci aiuta. Siamo al capitolo 5. Per mezzo di lui, Gesù, abbiamo, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo saldi nella speranza. Noi sentiamo che è per mezzo di lui, cioè che è un dono, che è un'azione di Dio in noi conservare questa grazia, e cioè qualche cosa per certi versi di inspiegabile, che matura se coltivata, ma allo stesso tempo che non si produce automaticamente. C'è quindi una responsabilità nel custodire, oltre a tante
dimensioni di cui ci dobbiamo occupare, anche il cuore, anche lo spirito, perché ci possiamo accorgere dell'azione di Dio in noi, che ci rende capaci di rimanere nella grazia, cioè di sentirci amati, di sentire molto concretamente la fortuna, l'onore, l'opportunità di essere insegnanti piuttosto che un altro tipo di lavoratori, cioè la bellezza in questo momento di vederci affidati, di ripartire con dei bambini e con dei ragazzi. La grazia di cui parla San Paolo ha molto a che fare con le circostanze concrete in cui la si sperimenta. Credo che da questo punto di vista essere saldi nella speranza abbia a che fare anche con questa consapevolezza di trovarci in circostanze, in un ruolo, in una missione che è particolarmente preziosa, avvertita come tale, che è capace quindi di lasciare il segno nella vita altrui. L'Apostolo questa cosa la avvertiva chiaramente, i primi cristiani avvertivano chiaramente che il loro avere speranza, il loro essere stati chiamati alla fede, dava loro questa responsabilità e questo onore e questa gioia di avere dentro di sé qualche cosa di sorprendente, un'opportunità, la convenienza di tutto quello che stavano vivendo. Ma, ed è l'ultimo passaggio che vorrei fare, tutto questo matura nella pazienza, dice ancora San Paolo ai Romani, la pazienza produce una virtù provata e la virtù provata la speranza. Ecco, io credo che l'educatore in questo momento, che l'insegnante, più che chiunque altro, noi viviamo in un mondo in cui tutto deve essere veloce, acquistabile in un attimo, in cui chi ha successo sembra averlo senza avere faticato prima, la scuola educa in modo particolare alla pazienza e le circostanze in cui siamo ci dimostrano che la pazienza, la virtù provata, la capacità di resilienza realmente sono necessarie a generare la speranza. Ecco, credo che tutto questo ci indichi come ciò che questo pomeriggio ci ha provocato a riflettere, l'insegnante come portatore di speranza non sia semplicemente l'augurio di una generica positività, ma la forza di Dio in noi, la ricaduta del dono della fede, un dono da coltivare e da coltivare insieme sul nostro lavoro quotidiano, che avrà, come dire, una sua laicità, una sua professionalità, è un lavoro che può essere condotto a fianco di molti colleghi che magari questo dono della fede non ce l'hanno, ma che domandano a coloro che ce l'hanno di poter condividere proprio questa capacità di tradurre in realtà, in lavoro, in pazienza, in una parola, in amore, la consapevolezza che la morte è vinta, che la negatività non ha la meglio, che addirittura là dove c'è caduta, là dove c'è insuccesso, là dove c'è fragilità, là dove il male sembra essersi scatenato, e chissà come ritroveremo appunto i nostri ragazzi, con quanti segni di ciò che è avvenuto nelle loro case e nella loro vita in questo tempo, anche e soprattutto là la vita fiorisce, perché questa è l'azione di Dio che in Gesù si è resa manifesta perché la leggessimo dappertutto. Ecco, io credo che l'insegnante che ha il dono della fede, come ogni essere umano che onestamente faccia i conti con la forza della vita, possa dare la testimonianza di una speranza che nasce non da un generico ottimismo, ma dall'avere toccato, dall'avere sperimentato che davvero il regno di Dio è presente, è in azione, e che la persona di Gesù non è semplicemente descritta nei Vangeli, ma agisce e accompagna il lavoro dei suoi fedeli.
Lascerei lo spazio adesso ad alcune domande, credo che possiate tranquillamente condividerle, farne, e quindi rimaniamo collegati proprio per discuterne. Allora, qualcosa mi sta arrivando e credo che possa nel frattempo leggere. Allora, leggo un messaggio che è arrivato, una domanda che è arrivata e dice così. È bella la condivisione, Sergio, sulla speranza, ma questa speranza non deve camminare insieme con l'incontro profondo di preghiera, poiché è lui che ci illumina? Beh, penso che nel frattempo magari un po' questa cosa sia emersa. Io credo che... spero di avere lasciato intravedere che tutto questo matura in un rapporto con le scritture e nella volontà di coltivare la spiritualità. La mia preoccupazione, come dire, sincera e l'interrogativo nel guidare una scuola cattolica è molto spesso anche se faccio abbastanza, o se faccio troppo o se faccio male rispetto a una proposta che oltre che culturale sia una possibilità di incontro con il cristianesimo e di coltivazione della fede da parte di chi lavora quotidianamente insieme a me, e credo che solo insieme anche qui si trovi la strada giusta, però è evidente che un piccolo resto, un nucleo di persone che desiderino attraverso il lavoro che fanno avvertire come le pagine dei Vangeli non sono chiuse, ma raccontino il Signore presente tra noi, ecco, questo credo che sia davvero prezioso, che sia necessario. Il contrario di tutto questo è fingere che nulla di tutto questo esista, quindi essere una scuola cattolica che di cattolico non ha più nulla, oppure al contrario limitarsi a una forma, a offrire semplicemente degli spazi di riflessione, di preghiera piuttosto formali. Ecco, questa domanda mi sospinge a dire che oltre che a livello personale, forse come scuola nei confronti dei ragazzi, delle famiglie e dei nostri collaboratori, quest'anno in particolare, a fronte di tutto quello che è successo, possiamo domandarci quali spazi di spiritualità, di senso coltivare, che siano avvertiti come un grande aiuto a interpretare tutto ciò che ci ha inondato e l'impatto che ha avuto su di noi. Vediamo, perché intanto arrivano delle veline che mi portano dei messaggi. Allora, qualcuno ringrazio, scrive: condivido ogni singola parola come insegnanti di scuole cattoliche nel testimonianza della speranza che è in noi. Grazie a Roberta per questo commento. Io capisco di avere condiviso delle cose che forse non suscitano chissà quale dibattito, però l'obiettivo era proprio quello di condividere il desiderio di reagire e di reagire alla tentazione di essere sommersi, di essere chiusi in tutto il lavoro che abbiamo da fare, di reagire tenendo vivo il cuore, essendo un momento questo, come ogni crisi, particolarmente stimolante per rinascere. Cioè, ce lo si dice in tanti modi, a volte lo si dice anche in modo retorico: niente sarà più come prima, ma dipende da noi. Il punto è se noi saremo capaci di non essere più come prima e come facciamo diventare una grande esperienza di rinascita collettiva un momento che ha avuto e che ha un portato di dolore, di fatica molto molto grande. Io in questo momento non ho altre domande, però penso che possiamo anche andare verso la conclusione, Virginia. Sì, sì.
Beh, innanzitutto grazie per questo intervento che sicuramente ha tracciato le linee per un percorso spirituale che possiamo fare come scuola e come scuole cattoliche. Il docente della scuola cattolica è davvero portatore, come un partecipante, ci ricordava un partecipante, testimone della speranza che è in ognuno di noi. E la vocazione professionale del docente deve avere una visione alta, in grado di prendere in considerazione ogni singolo membro, ogni bambino, ogni bambina, ogni ragazzo, per la sua unicità, per la sua specificità. Ma io aggiungo anche che in quest'anno particolare noi impegnati nelle scuole, chiaramente i docenti sono la parte principale, di impegno, dobbiamo saperci prendere cura gli uni degli altri, docenti e docenti, docenti e famiglie, e insieme tra adulti dobbiamo saperci prendere cura dei bambini che ci sono affidati, e cercando di tirare fuori il meglio, che con la certezza che questo è davvero il miglior contributo che si possa dare alla cura della comunità educante, quest'anno in modo particolarissimo, perché ognuno di noi, con nessuno escluso, viene fuori da un'esperienza importante, di prova, molto seria, e ha bisogno di rialzare la testa, di poter riguardare avanti con fiducia, e la scuola è il luogo ideale, e la scuola è il luogo dove incontriamo, dove al centro ci sono i nostri ragazzi, e noi adulti dobbiamo saper entrare in un'interazione capace di mettere al centro il benessere dei nostri ragazzi. Lo dobbiamo a loro, è una sfida grande, è il futuro delle nuove generazioni. Io concludo e poi passo la parola a Suor Marilisa per il suo saluto. Concludo augurando ad ogni docente, a quelli presenti, ma a tutti, di vivere con intensità quest'anno, di lasciarsi guidare veramente in questo anno da questa certezza che abbiamo nel cuore, che è della speranza, guardare al futuro con speranza. E ci impegneremo, ecco, oltre a predisporre la registrazione in tempi veloci di questo intervento, a provare anche alla trascrizione del testo perché possa diventare veramente un progetto di cammino spirituale per ogni nostra realtà, e dove ogni realtà saprà declinarlo in modo efficace e adeguato alla situazione in cui vive. Grazie a tutti, buon anno scolastico, e do la parola e ringrazio ancora il CHOPS per questa condivisione nella realizzazione di questo momento molto importante all'inizio di un nuovo anno scolastico. Grazie, e do volentieri la parola a Suor Marilisa per il suo saluto finale. Sì, soltanto una risonanza. Credo che ascoltando Don Sergio tutti noi abbiamo visto passare davanti i nostri alunni, i nostri colleghi, tutti i genitori, e mi sono risuonate tre parole particolari, tre verbi. Il primo è quello del riconoscere non soltanto in noi, ma anche nei nostri alunni, nei nostri colleghi, i segni di speranza, perché se siamo maestri dovremmo essere maestri in umanità, capaci di cogliere le sfumature, le sensibilità, tanto tale per cui dare forza e prendere da questi nostri alunni insegnamenti, quindi sì dare, ma anche essere nell'atteggiamento di ricevere, e credo che possiamo ricevere tantissimo. Quindi il primo verbo è quello del riconoscere che noi e loro siamo portatori di speranza, siamo portatori di segni di vita e possiamo generare vita. Questo mi sembra la cosa importante e fondamentale. Il secondo verbo che uso è quello del saper sostenere. Siamo maestri, ma siamo compagni di viaggio, e in questo viaggio abbiamo molto spesso bisogno di un bastone, di una spalla, di qualcuno che ci dia il braccio. Ecco, saperci sostenere
anche con la preghiera, e credo saper pregare per i nostri alunni sia uno di quegli atteggiamenti che io ho imparato da mia mamma, ma che affido a tutti quanti, perché è un esercizio importantissimo saper pregare per i propri alunni. E il terzo verbo che ricordo a me, ma metto così come conclusione, è quello che il docente, il maestro insegna, cioè lascia un segno. E lascia un segno se è, io credo, positivo, di speranza, se è credibile, se è autentico, come diceva prima Don Sergio. Lasciamoci un po' liberare dalle ipocrisie, dalle finzioni, e cerchiamo invece di essere veri anche con i nostri errori, anche con le nostre fragilità. Ne abbiamo colte tante di fragilità in questi tempi, ma credo che questo sia il momento di metterci alla prova e di accettare, di riconoscere, di sostenerci e di insegnare in questo viaggio, in questo anno scolastico che ci vede maestri, docenti, ma soprattutto compagni di viaggio. Ecco, questo è l'augurio che io faccio a tutti noi, a tutti voi, in questo anno che comincia così, un po' fra tante incertezze, ma soprattutto con una speranza. Insieme, ma soprattutto con la grazia e con lo Spirito Santo, di sicuro il nostro viaggio raggiungerà una buona meta. Grazie e buon pomeriggio ancora a tutti. Grazie a tutti. Ecco.